C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. Grande regista contemporaneo Carlo Vanzina. Buonasera. Vanzina. Buonasera. Buonasera. Signor Vanzina, lei come si sente? Bello. Bellissimo, direi. Sì, ma la sua non è una bellezza classica come, non so... Andreotti. Una bellezza all'Andreotti. Il suo viso è un po' particolare. Sì, è particolare. Per esempio, cosa ci dice del suo mento? Il mento è caratteristico. Che mi toglie il mento, mi toglie tutto proprio. Io mica sono nato così, sa? Mica sono nato così col mento. Me l'ha ridotto così una mattonata. Una mattonata, una volta, mi ha preso in pieno e me l'ha ridotto così. Prima stava qua. Prenda un lupo. No. Violetta, mi ha preso un bel lupo. Ma cosa prendo sa? Prendo un bel lupo. No. Prenda un lupo, prenda un bel lupo. Prenda un lupo, un bel lupacchiotto. No, no, no. Vuoi interessa? No, noi volevamo parlare con un ippopotamo. Un ippopotamo, si figuri, si è montato la testa. Ippopotamo, cosa sì. Fa? Porta in giro l'ippopotamo guinzaglio, ma stiamo scherzando. La sera lascia il bambino a casa con l'ippopotamo che lo guarda, ma non c'è da fidarsi. L'ippopotamo, il bambino, non lo mette neanche a fuoco, lo mangia così com'è, pericolosissimo. Poi si nutre principalmente di articoli di arredamento, è costosissimo. Prendo un bel leone, prendo un bel lupo piuttosto. Perché? Cosa siete l'ippopotamo? Anzi, niente leone, solo lupo. Perché il lupo costa meno dell'ippopotamo? Meno, poi risparmio sulla traduzione. Perché il lupo in un modo o nell'altro si fa capire, a gesti, a cesti, sì. Si fa capire. L'ippopotamo sì. Non si capisce neanche con un altro ippopotamo. Perché spende tutto i sottotitoli. L'ippopotamo non è madrelingua. Sì, vabbè, ma noi vogliamo... L'ippopotamo, è ora di dirlo, non è madrelingua. Noi vogliamo dire una volta per tutte, l'ippopotamo non è madrelingua. No. Oh. Sì, ma io voglio l'ippopotamo. Me lo dà o no? Tenebre! Andiamo. Devo vedere, vergogna. Bisogna far così. C'è scritto Ciccio Allegra perché è in incognito, ma è un ippopotamo. Anzi, oggi non c'è neanche perché è andato dall'estetista. Mi fa, vado dall'estetista. Perché lui parla così, c'è la voce così, eh. Uno si aspetta, lo butto così, invece l'ippopotamo parla così. Tanto dove te tita! Ma sei là l'ippopotamo? Eh? La radice? È là? Chi? L'ippopotamo. L'ippopotamo. Quello là? Vuole sì. La bicicletta? No. Ma che fa? Ci prende in giro? Mi sto davanti, sembra la bicicletta con i fanali. Ah. No, un ippopotamo. Siccome ha fatto molti lifting, si è tirato indietro tutta la faccia e dato fuori fuoco e non riuscivo a capire cos'era. Cosa vuol sapere? Me lo dica, dico una cosa qualsiasi. Esatto. Come sta? Lo immaginavo, sì, una domandina facile, facile, facile. Senti! Bene, come le rovi qui! Questo è l'ippopotamo. Dice che si trova molto bene, è un po' stretto perché la gabbia non è della sua taglia, sa soffro. Che taglia porta normalmente? Lui porta una taglia slim fast, magra ma che aderisce, interessa, perché fra donne sono curiosità. Perché è femmina? Sì, cioè... Ma non lei... Oddio, però... È chiaro che lei è femmina. Sembra anche un bel tipo. L'ippopotamo. Ah, l'ippopotamo, sì, è femmina. Sa come si chiama? No, come si chiama? Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Mi spiace, un'altra domanda questa, mi spiace. Cosa fa? Raddoppia? No, non ho più soldi. Cosa fa? Va via? Sì. Ma torni subito? No, no. Anche adesso? No. Vedremo, forse. Ciao. Per il lupo? Ma vedremo. Telefono io? Forse. Una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è il vanò. Qua. Capo? Sì? Capo! Cosa c'è? Vorrei un amaro. Che amaro vuole? Ma non so, uno qualunque. L'amaro qualunque. Amaro. Amaro qualunque. L'amaro per l'uomo inutile. Dica, signora. Vorrei un rognone. Ma mi scusi, questo è un negozio di formaggi, no? Buono, brava, cara. Fate esattamente quello che faccio io. Non è È un po' forte questo sigaro, è pesante. Devo riuscire a smettere. Era pesante. Chi sono io? Il capo. Se va bene? E se va male? Non ti conosciamo. Ok, Tigrotti. E voi chi siete? Il capo. No, sono io il capo. Chi sono io? Non ti conosciamo. Perfetto. Fermi tutti.